Ringrazio chi ha avuto la pazienza di ascoltarmi e che ancora si sottomette a questa fatica. Ringrazio anche tutti coloro che espongono le loro pubblicazioni, non voglio fare alcuna preferenza, ma sia un debole per la Compagnia di Santa Teresina, le nostre giovani ragazze così generose, e poi tutti quanti comunque li ringrazio. E adesso ci accingiamo a studiare un argomento delicato. Siamo nel centenario della fondazione dei fasci di combattimento, più noti perché, diciamo, con un nome evocativo, San Sepolcro. San Sepolcro non si riferisce alla città tra Arezzo e l'Umbria, ma si riferisce a una piazza di Milano, dove per l'appunto ci fu questa riunione con la fondazione dei fasci di combattimento, che poi daranno più tardi nascita al Partito Nazionale Fascista. Esattamente siamo il 23 marzo 1919. Ne parlerò adesso, appena avremo modo di finire questa breve introduzione. Il tema è un tema particolarmente delicato, perché parlare di fascismo ancora oggi, a 100 anni dalla sua nascita ufficiale, evidentemente è una questione delicata, delicata presso gli antifascisti militanti e delicata anche per chi è fascista ancora oggi dopo 100 anni. Quale sarà la nostra attitudine? Sono stato sconsigliato a trattare di questo tema e invece penso che è particolarmente importante. Perché? Che cos'è? Qual è lo scopo di queste lezioni? Non si tratta di mettere in mostra la mia faccia, che ormai non è, più tutto la conoscete e poi non è un granché. Non si tratta neanche di trovare una rimpatriata o una gita a Modena o cose di questo genere, ma si tratta di una parte del mio ministero di sacerdote, mio, quello degli altri miei confratelli dell'Istituto Mater Buoni Consigli, per la formazione delle anime dei fedeli. Lo scopo ultimo è sempre quello, quindi è uno scopo spirituale. Cioè, ma lei parla di politica, io parlo di dottrina sociale della Chiesa, e la nostra intenzione è proprio quella di formare il cattolico che oggi deve essere militante conformemente al proprio battesimo, alla propria cresima, ma anche nella situazione tremenda che ci è dato da vivere, di dare al cattolico militante quelle armi che sono le sue, cioè una buona conoscenza della dottrina cattolica. I cattolici sono purtroppo, quei pochi che ancora sono rimasti veramente tali, sono purtroppo come disarmati e potremmo dire con una specie di complesso di inferiorità, cioè da un punto di vista dottrinale ci sembra che dobbiamo prendere i nostri argomenti o trovare i nostri maestri al di fuori della dottrina cattolica, quasi che la dottrina cattolica non abbia avuto 2000 anni di sapienza, di filosofia, di teologia, di vita spirituale, di vita sociale, politica, eccetera, e non abbiamo i maestri nostri. Ecco, per questo, se vi ho parlato per un'ora di un'oscura rivista di 100 anni fa che è durata 10 anni, Fede e Ragione, non è così per fare l'erudito, vi racconto una cosa di che nessuno sa niente, così sono sicuro di poter dire quello che voglio perché pochi la conoscono. Non è per dirvi una stranezza, è proprio per ritrovare i nostri maestri, per ritrovare la nostra bandiera senza doverla cercare altrove. Mi ricordo tanti anni fa, parlando della Democrazia Cristiana, qui parleremo di nuovo nella terza lezione,
Dicevo, ci sono i cattolici liberali, ci sono i cattolici sociali o socialisti, ci sono i cattolici, ci sono stati anche i clerico-fascisti, eccetera, ma i cattolici cattolici, noi dobbiamo essere cattolici cattolici, quindi cattolici integrali, un termine che adesso viene abusato e anzi gettato nel fango da una radio che non è radio, ma però il titolo, anche se usato male da alcuni, è nobilissimo ed è il nostro, è il nostro. Allora, affrontando questa lezione delicata, vorrei farla come faceva San Pio X e Don Paolo de Totte, Monsignor Benigni, cioè a bandiera spiegata. Ecco, quindi dicendo chiaramente quel che siamo, cioè siamo cattolici e siamo integralmente cattolici e quindi giudichiamo di tutti i fenomeni nell'arte, nella cultura, nella vita morale, nella politica, da cattolici. Questo è il nostro unico metro di giudizio. E nei confronti degli amici che magari non sono ancora con questi pieni convincimenti, io spero che essi sappiano apprezzare, perché non siete solo voi, ci sono poi tante persone che ascolteranno questa conferenza, sappiano apprezzare la nostra sincerità. Non si tratta di fare i falsi amici o di dire una cosa e non dirne un'altra, si tratta di dire chiaramente quello che noi siamo, ma per dirlo bisogna saperlo, bisogna sapere quel che noi siamo, e tanti cattolici non lo sanno più. Non lo sanno più, perché purtroppo quello che è stata la dottrina sociale della Chiesa non viene insegnata più, viene anzi presentata in maniera tale che allontana con disgusto tantissime anime, e quella vera che la Chiesa ha sempre insegnato non si ascolta più e quindi è diventata ignota e la gente si è arrabbiata a cercare qualche sprazzo di verità qua e là dove lo trova anche al di fuori dell'insegnamento della Chiesa. Vorrei iniziare questa mia lezione con un aneddoto, perché quando si parla di cose astratte la gente stacca la connessione, si addormenta, quando si parla di cose concrete la gente segue, siamo tutti dei bambini per così dire. E allora l'aneddoto è questo: un sacerdote, Monsignor Benigni, come sapete io ho la benignite acuta, quindi la mia fissa, ognuno ha la sua, mi perdonerete, un sacerdote Monsignor Benigni, che si trovava nel 1923 in Inghilterra. Cosa ci poteva fare in Inghilterra? In Inghilterra andava a sondare il terreno per vedere gli ambienti più o meno fascisti, fascistoidi, che c'erano pure in Inghilterra, c'era pure un partito fascista, tra l'altro, di Mosley, eccetera, e altri ambienti che reagivano, per esempio, contro il giudaismo internazionale, un altro dei suoi pallini, lo faceva sia a titolo personale, sia a titolo in quanto di questa sua intesa romana per la difesa sociale, che faceva appello a tutti per difendere determinati valori, avrò forse bisogno di parlarne, forse no, non so se avrò il tempo, e nello stesso tempo fece di questo suo viaggio un rapporto, una relazione al governo italiano. Sì, perché questo prelato, Monsignor Benigni, dal 1923 era informatore, possiamo dire così, del Ministero degli Esteri prima, e in seguito, licenziato per così dire da Dino Grandi del Ministero degli Esteri, divenne informatore del Ministero degli Interni e particolarmente della Polizia Politica, ovvero sia, secondo una sigla che non corrisponde a niente di ufficiale, alla famigerata OVRA. Famigerata OVRA. E lui non era un membro dell'OVRA, era un informatore. Benissimo. Allora, in questo documento che è stato ritrovato da un professore dell'Università di Torino, si chiama Forno,
e che l'ha pubblicato in intero, che presenta uno spaccato, possiamo dire così, della destra inglese nel 23, negli anni 20, molto interessante il suo giudizio, e sono d'accordo. Monsignor Benigni, che era tutto quello che vi ho appena detto, in quel momento lì perlomeno, scrivendo un testo che è finito sulla segreteria particolare del Duce, lì è stato trovato dal professor Forno, dichiara tranquillamente: non sono fascista. È proprio così. Dice chiaramente, dice, la gente mi pare c'è perché sanno che non sono fascista. Questo sembra un paradosso. Dice, come tu lavori per la polizia politica e non sei fascista. Lui non ha mai nascosto quello che era. Che cos'era? Un cattolico integrale. Era un cattolico integrale che nel 1923 era convinto che nella prassi, cioè nell'azione politica di un cattolico in quel momento, bisognava sostenere l'azione del governo nazionale. A questo proposito vi posso leggere il programma, non tutto il programma, ma il programma del suo IRS, cioè Istituto Romano di Difesa, Intesa Romana di Difesa Sociale, in cui al punto 4 dice: quanto alla patria, puntini puntini, aderiamo al programma e allo sforzo del Duce del Fascismo, che consiste nel farne spiritualmente e materialmente una forte e grande nazione con un popolo cattolico e patriottico, disciplinato ed efficiente. Ogni consorzio politico, anche mascherato con altri aggettivi, che vuole rovesciare l'attuale regime, è considerato da noi pernicioso per la patria e quindi anche nocivo alla religione. Punto quinto. A questo scopo, ogni errore o autentica colpa del fascismo, lungi da noi le immonde campagne di denigrazione o di sfattismo, cioè chi accusava il governo per campagna politica antifascista, ogni errore o autentica colpa del fascismo, che si potrà constatare nelle opere del regime, deve essere ai nostri occhi non un motivo di svalutazione o di demolizione, ma di onesto e coraggioso sforzo di purificazione e rafforzamento. È uno dei punti fermi del nostro pensiero e della nostra attività. Nello stesso tempo, sempre nel 1923, nel luglio, la rivista, questo era nel giugno se non sbaglio, la rivista Fede e Ragione, quindi qui credo che sia detto, scrive: cattolici, indipendenti da ogni sorta di partito, stati sempre in conformità ai dettami della politica cattolica, contro tutte le forme di quel variopinto bolscevismo, bianco, rosso, verde, qui credo che l'allusione al tricolore non è casuale, comunque quello bianco è quello democristiano, quello rosso è quello bolscevico, verde è quello massonico, che è sorto dai detriti della guerra e nutrito dagli ideologismi del giudaismo rivoluzionario, minacciò di trarre l'Italia alla rovina, quando ancora nessuna scissione era venuta a spezzare la compagine popolare, cioè qui allude, ne parleremo, al centro nazionale, cioè quei popolari che fiancheggiarono il fascismo, noi, considerando quella che abbiamo salutato provvidenzialità del movimento fascista, aderivamo nel luglio del 23 al governo nazionale. Questo è un articolo sulla soglia dell'anno settimo, lettera aperta all'onorevole Mussolini su Federazione, 11 novembre del 28. Però si riferisce alla decisione presa da Federazione nel 1923. Allora Federazione e i cattolici integrali sono dei fascisti? Abbiamo già detto di no. Non sono mai stati fascisti. E quindi neanche noi. Mi è capitato una volta, sono stato chiamato a benedire la sede di un movimento di
quel genere, un militante, ah, un prete fascista, no, io sono un prete cattolico, non sono un prete fascista. Questo fa parte della sincerità di cui parlavo prima. Allora, quello che abbiamo detto finora ci descrive la scelta pratica che i cattolici integrali fecero dal novembre del 22, quindi subito dopo la presa al potere di Mussolini, e che mantennero fino alla fine, senza servilismo. Perché vi potrei citare, ho molte citazioni qui, articoli di Fede Ragione, di critica a tale o a tale esponente del fascismo, anche dopo il 23, fino all'ultimo, a Gentile in particolar modo, ne parleremo, a volte anche a Mussolini, anche subito dopo la stipulazione del concordato. Il discorso che Mussolini fece dopo la stipulazione del concordato del Parlamento, doveva pararsi dai critici anticlericali, che fece un discorso pessimo, allora Fede Ragione gli disse quello che bisognava dirgli. E così pure contro i vari capetti che ci potevano essere qua e là. Per esempio, un caso ci fu, ho letto una notiziola, no? Per esempio, il locale capo fascista che insorgeva contro un parroco, perché questo parroco non aveva dato la comunione, una donna si presentava a prendere la comunione vestita disonestamente, che era la moglie di uno di questi qui, e naturalmente i fascisti volevano passare per le armi bastonifere, diciamo, il povero parroco, e Fede Ragione non ha del servilismo, quindi ha difeso il sacrosanto diritto della Chiesa di difendere la morale cristiana, tanto più nell'amministrazione dei sacramenti, senza nessun timore nei confronti di chi spadroneggiava. Quindi servilismo no, leale sostegno sì, e ne vedremo i motivi. Non si sa però che Fede Ragione e i cattolici integrali, sia Monsignor Benigni, sia Don Paolo De Tot, sia Filippo Sassoli De Bianchi e tutti gli altri collaboratori di Fede Ragione, comunque facevano parte di questa famiglia di pensiero, sono stati tra i più severi avversari del fascismo dalla sua nascita nel 19 fino al 22. Ora, il cambiamento, dirà qualcuno, è dovuto a un motivo opportunistico: il fascismo ha preso il potere, quindi noi cambiamo casacca, voltiamo gabbana, e fino a ieri eravamo contro, adesso diventiamo in favore, come un qualunque presidente del Consiglio Conte, no? Che pur di conteggiare, pur di contare, dice il contrario di quel che diceva prima, ma anche prima diceva il contrario di quel che pensava. Ecco, forse che quelli di Fede Ragione erano così. No, non è Fede Ragione che è cambiata, sono i discorsi dell'onorevole Mussolini che cambiano, e più che i discorsi, i fatti. Perché a un politico, a un uomo di governo, sono richiesti i fatti, e i fatti sono le leggi. Di queste leggi avremo modo di parlare. Qual era il pensiero veritiero assolutamente di Fede e Ragione e dei cattolici integrali sul fascismo nascente, il cosiddetto sansepolcrismo, che poi è sempre rimasto sotto traccia come un fiume carsico? Il sansepolcrismo è stato considerato sempre un po' il mito del fascismo puro, originario, e quindi puro dalle contaminazioni del regime. Tutti sanno, conoscono la famosa distinzione che De Felice fa tra il fascismo, mi sembra, movimento e il fascismo regime, e quindi usando queste categorie Fede Ragione era contro il fascismo movimento e in favore, tra virgolette, del fascismo regime, ma non certo di tutti gli aspetti. Allora cerchiamo di vedere questa critica. La critica qual era? La critica era: la massoneria si presenta sotto mille facce diverse
L'importante per essa è di riuscire a mantenere sempre la sua nefasta influenza sull'Italia e sul mondo. Il fascismo nascente, che diventava un fenomeno sempre più importante, dai quattro gatti o poco più del 23 marzo del 19, è uno di questi fenomeni, cioè della massoneria. Ora, questo giudizio era dovuto a una massonofobia patologica dei poveri pazzi di fede e ragione, oppure era oggettivamente vero? La risposta è: era oggettivamente vero. Il fascismo delle origini, pur avendo dei lati positivi che poi si manifesteranno in seguito come reazione a determinati mali di cui soffriva l'Italia e il mondo, tuttavia all'inizio e per lungo tempo è stato sotto diciamo l'influenza considerevole della massoneria, se possiamo dire così. O meglio, ci sono stati delle contaminazioni profondissime tra la massoneria e il fascismo, tra le forze nemiche del cristianesimo e il fascismo. Perché noi parliamo, tutto giudichiamo da questo punto di vista, la realità di Cristo. Ora, anticipando, qualcuno mi dirà: allora il fascismo regime ha realizzato la legalità di Cristo? Lo Stato concordatario uscito dall'11 febbraio del 29 è lo Stato cattolico? È lo Stato cattolico, cioè è lo Stato che volevano i cattolici integrali? Risposta: no. Uno Stato concordatario non è uno Stato ancora pienamente cattolico. Se poi mi dite il paragone tra lo Stato in cui viviamo oggi o anche dal 45 in poi e quello Stato uscito dal concordato del 29, qual è il migliore o il meno peggio, se preferisce, certamente quello di prima, non quello di adesso. Questo non ho il minimo dubbio. La mia opinione a questo proposito, se può interessare a qualcuno, l'ho messa, l'ho scritta in una prefazione a un libro dal titolo Vangelo e Moschetto, che allude al libro Moschetto, dell'ingegnere Amato, che tra l'altro è qui presente tra di noi, e che mi ha chiesto una prefazione. Ha detto: guardi, lei, io gliela faccio a suo rischio e pericolo, perché evidentemente dirò magari delle cose che non saranno gradite magari da molti suoi lettori, non lo so, perché non so chi saranno i suoi lettori, auguro invece molti lettori, e lui invece è stato, potrà confermarlo, ben lieto di pubblicare questa mia prefazione. Quindi non è ancora uscito il libro, ma uscirà entro breve, e vedrete lì praticamente il riassunto in tre pagine della conferenza odierna. Se qualcuno vuole fare in fretta, ecco, prenda questo documento, questa prefazione, e c'è tutto praticamente. Allora, fascismo e massoneria, sia come infiltrazione di uomini, sia come idee, potremmo dire. Abbiamo tra i tanti due libri che trattano di questa questione, due libri diversi. Il primo è Gianni Vannoni, che conobbi, mai è deceduto, Massoneria, fascismo e Chiesa cattolica, è stato edito da La Terza nell'anno 1980, finito di stampare nel 79. Gianni Vannoni si servì in buona parte dell'archivio di Giantulli, padre Giantulli, un gesuita che è uno dei più grandi esperti della massoneria, che abitava a Fiesole, credo anche lui, e in base a questi documenti e ai suoi studi storici ha pubblicato questo interessantissimo libro che va nello stesso periodo di Fede e Ragione, cioè parla di quei 10 anni che vanno dal 1919 al 1929, cioè dalla nascita del fascismo al concordato. Quindi non tutta la storia del fascismo, che va ben oltre, solamente quei 10 anni.
quei 10 anni importantissimi. Invece spazio un po' per tutta la storia del fascismo ed è un po' tendenzioso perché tira acqua al suo mulino, potremmo dire così, un libro di autori vari, ma a cura di Gianfranco De Turris della Fondazione Evola. Voi sapete che Evola, che è stato un po' il maestro del neofascismo, è però assolutamente marginale durante il fascismo. Questo libro si intitola Esoterismo e fascismo. Allora, troverete un po' tutti gli argomenti da parte di chi certamente non è ostile al fascismo, tutto al contrario, tutti gli argomenti per parlare di una di quello che ci potesse essere stato di comune, ma per la verità anche di non comune, perché il gruppo, per esempio, che cercò di impedire la conciliazione, quanto sognava nel fascismo la realizzazione di un ritorno all'antico paganesimo italico pitagorico, cioè il gruppo di Reghini, il quale Reghini, mi sembra Arturo, era un massone molto importante in Italia, amicissimo di Papini, e soprattutto non solo era un massone pitagorico, che possa significare essere massoni pitagorici, ma era una massoneria italica, secondo lui, e romana. Ma era anche un membro dell'Oto, cioè l'Ombor Ordo Tempi Orientis, del satanista, tra virgolette, Crowley, che è quindi una delle associazioni più orribili che ci possano essere. Il gruppo di Reghini, e quindi anche di Evola, poi si bisticciano proprio per la pubblicazione di questo libro, Imperialismo Pagano, si oppose alla conciliazione e vide nel Trattato del Laterano come il fallimento di tutte le loro speranze. Tant'è vero che tra questi esoteristi, ce ne sono molti in questo gruppo, ci furono poi dei veri e propri antifascisti, cioè persone che si opposero al fascismo e si opposero personalmente a Mussolini, in particolarmente si opposero a Mussolini. In un articolo che ho scritto, mi cito, a proposito di Ezra Pound, personaggio molto importante tra chi aderisce a una certa visione, cui che è intitolato Ezra Pound e la teosofia. Consiglio a tutti di leggerlo, non perché l'ho scritto io, ma perché lo ritengo veramente interessante. L'ho pubblicato sulla mia rivista, cioè Sodalizio, e è stato accolto dal più assoluto silenzio. Vabbè, non sono letto da molti, però insomma, dal più assoluto silenzio. Allora, parlando di questo alla fine, riassumevo, parlavo della questione appunto fascismo e esoterismo, e scrivevo questo: Mussolini sostenne prima l'incompatibilità tra l'appartenenza alla massoneria e quella al partito socialista, cioè Mussolini socialista chiese e ottenne, credo proprio a Reggio Emilia, la dichiarazione dell'incompatibilità tra il socialismo e la massoneria, e una frotta di socialisti uscì dal partito perché era massone. In seguito, nel 23, il Gran Consiglio del Fascismo, sulla spinta dei nazionalisti, vedremo questa questione, i nazionalisti erano un altro partito che confluì nel partito fascista proprio nel 23, decretò l'incompatibilità tra l'appartenenza alla massoneria e quella al partito fascista. Nel 25 la legge sulle associazioni, che proibiva le società segrete, ma ricordo che anche la nostra Costituzione, nostra, ahimè, nell'articolo 18 proibisce le società segrete che pullulano come non mai, portò di fatto alla dissoluzione delle due principali obbedienze massoniche, quella di Palazzo Giustiniani, il Grande Oriente, che organizzò all'estero, specie in Francia, l'antifascismo.
e quella di Piazza della Gesù, l'altra loggia, che dichiarò che il fascismo, realizzando i propri fini, aveva reso inutile la società. Il gran maestro del Grand Oriente era Domiziani, Domizio Torreggiani, e il gran maestro di Piazza della Gesù, Raul Palermi. In Italia la massoneria poté riorganizzarsi solo alla caduta del fascismo, favorita dai vincitori inglesi e americani, per i quali la massoneria è come una branca dello Stato, addirittura lo Stato. Tra il 25 e il 26 vi furono 4 attentati alla vita di Mussolini, quello di Zaniboni, nel quale fu coinvolto il massone generale Capello, ma il generale Capello è tra i primi fascisti. Poi fu arrestato per aver tentato di far uccidere Mussolini. Ma tra i primi fascisti, i più fieri fascisti del fascismo delle origini, c'è il generale Capello. Quello altro attentato dell'antroposofa inglese Violet Gibson e quelli di Lucchetti e Zamboni. In tutti vi è una traccia esoterica, lo racconta anche De Turris, e pare che quello della Gibson fosse coinvolto l'antroposofo, ex ministro, credo anche nel primo ministero Mussolini, dove c'erano tutti i popolari, anche nel primo gabinetto Mussolini c'era anche il PD. Ex ministro Duca Giovanni Antonio Colonna di Cesarò, lo dice un Colonna, una delle più antiche famiglie romane, anche se sono sempre stati dei ghibellini, ma comunque hanno avuto Marco Antonio Colonna alla battaglia di Lepanto, uno dice quale famiglia più cattolica. Il problema è che questo Colonna era figlio di Emmelina Sonnino De Renzis, anch'essa teosofa spiritista, sorella di Sidney Sonnino, ebreo, e membro del gruppo di Ur di Evola e Reghini. Colonna di Cesarò fu uno dei protagonisti dell'Aventino, cioè quando i parlamentari antifascisti lasciarono il Parlamento dopo il delitto Matteotti. D'altra parte, squadre fasciste colpirono nel 25 l'uomo politico antifascista Amendola, teosofo e massone, che morì l'anno dopo in seguito alle percosse. Ne ebbe certo rispetto Mussolini per il mago Crowley, che il governo italiano rispedì nel 23. Crowley mandò contro il governo Mussolini un mucchio di maledizioni contro i poliziotti che l'arrestavano, ma non ebbero alcun effetto. Lo rimandò nella sua patria, da Cefalù, dove era, in Inghilterra, dove la papessa della teosofia, Annie Besant, abbiamo parlato di lei l'anno scorso, attaccava il regime mussoliniano, nemico della democrazia. Eppure esiste anche l'altro aspetto, per il quale rinvio il lettore a due opere, quella di Vannoni e quella di De Turris. Lo storico della massoneria Aldo Alessandro Mola vi elenca i nomi di fratelli muratori che furono anche esponenti fascisti: Giacomo Acerbo, Michele Bianchi, Alessandro Dudan, Italo Balbo, Achille Starace, Giovanni Marinelli, Emilio De Bono, che si servì del massone Dumini, Amerigo Dumini, per il delitto Matteotti, Cesare Rossi, Edmondo Rossoni, Roberto Farinacci, Dino Grandi, Cesare De Vecchi, Giuseppe Bottai, Massimo Rocca, Alberto Beneduce, che sarà, credo, il suocero di Cuccia, con parente di Cuccia, e Talebi Aliorum, Plurimorum, ma non Martirum e Santorum, eccetera. Ecco, e tantissimi altri fratelli. C'è una lista molto più lunga che è data da Vannoni, credo nel suo libro Integralismo cattolico e fascismo, Fede e ragione, un altro libro che vi ho citato e che vi citerò. Allora, nel 1943 molti di questi fascisti massoni, alcuni eredi dello squadrismo dei primi tempi, come per esempio Grandi stesso, Grandi, De Bono, Marinelli, De Vecchi, eccetera, votarono la caduta del Duce, altri seguirono il Duce invece nell'avventura dell'RSI come Farinacci e Buffarini Guidi, anche lui credo che era massone. Farinacci, si dice, per non sbagliarsi, si affiliò a tutte e due le massonerie, sia a Palazzo Giustiniani sia a Piazza del Gesù.
Allora, non solo, abbondantissimi, dicevo in questo articolo, i massoni fra i sindacalisti rivoluzionari e i dannunziani fiumani, incluso il Vatte, cioè D'Annunzio, che prepararono sia il fascismo sia l'antifascismo, come nel caso del massone Alceste De Ambris. Chi è Alceste De Ambris? Molti di voi lo sapranno, era un sindacalista rivoluzionario. E il sindacalismo rivoluzionario è una corrente che è presente, e come se presente, la fondazione dei fasci di combattimento in piazza San Sepolcro. Anzi, sarà uno degli antenati di questa fondazione. Alceste De Ambris era massone, era legionario a Fiume, comunque andò con D'Annunzio, fu presente alla fondazione dei fasci e poi divenne un acerrimo antifascista. Un acerrimo antifascista. Come pure i futuristi, non ultimo il massone, teosofo pitagorico Arturo Reghini, appartenente al Loto. Il programma di Marinetti e dei futuristi, come sapete, era svaticanizzare l'Italia. Poi Marinetti pare si convertì al film, ma insomma la sua opera come futurista era svaticanizzare l'Italia. L'autoscioglimento delle logge massoniche non coinvolse i club di servizio come Rotary, nelle società teosofiche fino al 39, nell'antroposofia fino al 41, quella di Steiner. La lotta alla massoneria fu quindi superficiale, senza risalire ai principi, e questo pure nel caso del più antimassone di tutti, l'ex sacerdote Giovanni Preziosi, che però nella sua rivista La Vita Italiana faceva collaborare gli esoteristi René Guénon, Giulio Sevola, Massimo Scaligero, dal nome vero un po' meno nobile di Antonio Massimo Sgabelloni, antroposofo, discepolo di Giovanni Colazza, che frequentava la stessa loggia teosofica di Amendola, e colonna di Cesarò, cioè due pezzi grossi dell'antifascismo, e Guido De Giorgio. L'antimassonismo di Preziosi quindi non può essere confuso con quello dei cattolici integrali come Monsignor Benigni, che sempre si oppose a ogni tipo di setta e di esoterismo. Anzi, nella sua collaborazione con il governo, nelle informative che mandava la segreteria particolare del Duce, erano quasi tutte dirette a combattere la massoneria e gli altri movimenti settari che lui individuava e denunciava a chi di dovere, cioè a chi aveva i mezzi, avendo nelle mani il potere politico, per agire contro questi movimenti. Ritorniamo quindi, dopo questa presentazione, a Piazza San Sepolcro, perché i fasci di combattimento nascono lì. Come tutti sanno, chi ospitò la riunione di quel 23 marzo, un certo Cesare Goldman, il cognome è tutto un programma, inutile di dire che è un discendente di Abramo, e però è anche un famosissimo massone e uno dei dirigenti della società cremazionista milanese, cioè per introdurre la cremazione. Abbiamo in Vannoni la lista tra i presenti a quella riunione di ben 16 massoni presenti alla riunione del 23 marzo, che è rimasta poi una data fatidica, del 23 marzo del 19. Quindi alla nota 48, credo, la pagina 20, aspetta qui, nota 88, pagina 48, ecco, pagina 48, nota 88, ecco qui, va bene, ci cita. Beh, quindi c'è tutta, ecco qui, non è solamente la nota 88. Tra le presenze del 23 marzo ci serviamo di questa lista. C'era Ambrogio Binda, medico personale di Mussolini, massone di Piazza del Gesù.
c'era Federico Cerasola, finanziatore del fascismo, presidente del Collegio dei Venerabili delle Logge Milanesi, obbediente a Palazzo Giustiniani, Roberto Farinacci, iscritto alla massoneria di Palazzo Giustiniani nel 15, passò nel 21 a quella di Piazza del Gesù. Poi abbiamo Cesare Rossi, che poi dopo passò dall'altra parte, fu uno di quelli coinvolti nel delitto Matteotti, e tantissimi altri. Tra l'altro, uno dei presenti, un altro massone, il famoso Podrecca, e cioè l'antico direttore dell'Asino, il giornale più anticlericale di tutta la storia d'Italia. Allora, tra questi presenti c'era, oltre a Podrecca, Decio Garibaldi, i sindacalisti fondatori della UIL nel 14 erano tutti massoni: Filippo Corridoni, Cesare Rossi, Michele Bianchi, Alceste De Ambris e il Mondo Rossoni, che era vicino a Ferrara, i futuristi, non ne parliamo, eccetera, eccetera. Questo quindi era l'ambiente di questa fondazione. Ma il programma per quel che riguarda la Chiesa è ben noto, per quel che riguarda la politica praticamente si invocava, non chiaramente, ma si voleva fare una costituente per l'abolizione della monarchia, l'abolizione del Senato, un'espropriazione dei beni, un'espropriazione parziale di tutte le ricchezze con una forte imposta straordinaria sul capitale, la partecipazione alla gestione delle aziende. Ma soprattutto quello che interessa noi cattolici è uno degli ultimi punti: il sequestro di tutti i beni delle congregazioni religiose e l'abolizione di tutte le messe vescovili, che costituiscono un'enorme passività per la nazione e un privilegio di pochi. Ora, questo programma chiaramente anticlericale, anticattolico, anzi, dice, il nostro movimento genuinamente italiano rivoluzionario perché antidogmatico, e già questa presentazione iniziale antidogmatico viene, diciamo, pari pari dalle logge massoniche. Non c'è da stupirsi. Perché? Perché chi si riunì quel giorno, a parte i soldati che non ne potevano più del disordine, dell'umiliazione della patria, a parte chi reagiva sanamente contro certe cose che non andavano bene, ma se no i politici, diciamo, che si riunirono quel giorno erano gli eredi di un altro fascio, il fascio rivoluzionario di Azione Internazionalista, fondato da, nel 5 ottobre del 14 c'era Michele Bianchi, che farà uno dei quadrumveri della marcia su Roma, sono tutti e quattro massoni. Uno era Michele Bianchi, che era in questo fascio rivoluzionario di Azione Internazionalista, Filippo Corridoni, abbiamo visto massone pure lui, Alceste De Ambris, l'abbiamo citato già prima, Libero Tancredi, pseudonimo di Massimo Rocca, massone pure lui. Ora, in questo manifesto con cui questi rivoluzionari decisero, chiesero l'entrata in guerra nel 14, dopo aver attaccato il Medioevo, cioè dicono: i rivoluzionari non devono avere dubbi di scelta, la nostra causa è quella di Amilcare Cipriani, di Kropotkin, di James Guillaume, di Vaillant, quella della rivoluzione europea contro la barbarie, l'autoritarismo, il militarismo, il feudalesimo germanico e la perfidia cattolica dell'Austria. Questo era il programma di questo fascio di Azione rivoluzionaria, che poi dopo fu patrocinato il mese dopo, l'11 dicembre, anche da Benito Mussolini, e pubblicato il programma sul Popolo d'Italia, 1 gennaio del 1915. Quindi, chi era Amilcare Cipriani? Era un combattente di tutte le guerre risorgimentali, marziniano, anticattolico, feroce, che poi conobbe in esilio Marx, divenne marxista, poi partecipò alla Comune, che era piena di massoni, la Comune di Parigi,
quindi la rivoluzione comunarda, anarchico, pre-comunista del 1870, e poi divenne chiaramente, come Kropotkin, eccetera, anarchico. Quindi questi erano evidentemente i maestri di queste persone, che venivano tutti dalle logge. C'è poi un altro fenomeno che riempì, per così dire, il primo movimento fascista, ed era quello d'Annunziano. Infatti, sempre il solito Alceste De Ambris scrisse la Carta del Carnaro, cioè la Costituzione di Fiume, in attesa della sua unione all'Italia, l'impresa di Fiume del 19, detto che D'Annunzio era sia un esoterista martinista, sia un massone regolare. La Repubblica, già che si trattava di una Repubblica, affermava la sovranità collettiva di tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di classe, di religione. E questo ormai è scontato, tutti la pensano così, a quei tempi non lo era, e certamente era l'esatto contrario del regno sociale di Cristo. Veniva garantito i fondamentali diritti di libertà di pensiero, di parola, di stampa, di riunione, tutti i culti religiosi sono ammessi, ma le opinioni religiose non possono essere invocate per sottrarsi all'adempimento dei doveri prescritti dalla legge. Anche questo non è molto cattolico. Quanto alla proprietà, la proprietà è il solo titolo legittimo di proprietà su qualsiasi mezzo di produzione e di scambio, è il lavoro, che vuol dire che il lavoratore è proprietario di ciò che lavora. Vedremo che anche nel Partito Popolare la pensavano così. Tutti i cittadini della Repubblica, senza distinzione di sesso, sono obbligati al servizio militare dall'età dei 17 ai 52 anni. Anzi, forse. Infine, le scuole pubbliche devono poter essere frequentate dai seguaci di tutte le confessioni religiose e di chi non ne professa nessuna religione, senza pregiudizio della libertà di coscienza di chi che sia. E non si capisce se c'è uno spazio, anzi sembra proprio di no, per la scuola privata. Quindi la Carta della Repubblica, la Carta del Carnaro, quindi di Fiume, che come tutti sanno fu ammirata da Lenin, e c'erano moltissimi bolscevichi a Fiume, c'erano anche degli antibolscevichi, c'erano i bolscevichi, c'erano degli ebrei, e c'era la droga libera, c'era il libero amore, c'era praticamente stato chiamato il 68 in anticipo. Quando noi vediamo all'inizio del fascismo la massoneria che finanzierà la marcia su Roma, il libro di Vannoni è testimoniato in maniera chiarissima, vediamo però fin dall'inizio che la massoneria aiuta il movimento mussoliniano, ma nello stesso tempo diffida di Mussolini. Su chi giocava le sue carte la massoneria? Su D'Annunzio. E avrebbe preferito di gran lunga che la marcia su Roma, come quella su Fiume, l'avesse fatta D'Annunzio piuttosto che Mussolini. Perché di tutti i gerarchi, di tutti i quadrumviri, di tutti i marciatori che erano tutti pezzi grossi, tutti erano massoni, uno non lo era. E quest'unico era Mussolini, il quale aveva già dato prova del suo fastidio nei confronti della massoneria quando aveva chiesto l'espulsione dei massoni dal Partito Socialista. Questi massoni se lo ricordavano. Ragione per cui si preparò persino una marcia su Fiume, una marcia su Roma. Quei legionari che avevano voluto, De Ambri, Giulietti, Malatesta, che avevano voluto la marcia su Fiume, volevano anche una marcia su Roma. E Lenin, come si legge a pagina 128 del libro di Vannoni, disse che avrebbero dovuto, che si doveva sostenere l'iniziativa di D'Annunzio.
Nel 1920, il secondo congresso nazionale dei fasci di combattimento toglie la pregiudiziale repubblicana e lo svaticanamento voluto dai fudeuristi, che infatti escono dalla sala per protestare, e addirittura si profonde in affermazioni liberiste che sono ben strane, tenuto conto di chi sta parlando, vista la curiosità. Devo vedere se ritrovavo la citazione. Ecco, per esempio, questa parola di Mussolini al secondo congresso dei fasci, nel 1920, lo Stato, con la sua enorme macchina burocratica, dà il senso dell'asfissia. Lo Stato era sopportabile dall'individuo fino a quando si limitava a fare il soldato e il poliziotto. Ma oggi lo Stato fa tutto, fa il banchiere, l'usuraio, il biscazziere, il navigatore, il ruffiano, l'assicuratore, il postino, il ferroviere, l'impresario, l'industriale, il maestro, il professore, il tabaccaio e innumerevoli altre cose, oltre a fare come sempre il poliziotto, il giudice, il carceriere e l'agente delle imposte. Lo Stato, Moloch, dalle sembianze spaventevoli, oggi vede tutto, fa tutto, controlla tutto e manda tutto alla manovra. Ogni funzione dello Stato è un disastro, disatto l'arte di Stato, la scuola di Stato, le poste di Stato, la navigazione di Stato, i rifornimenti e i mezzi di Stato, e la litania potrebbe durare all'infinito. Ora le prospettive del domani sono raccapriccianti. Il socialismo non è che l'ampliamento, il moltiplicamento e il perfezionamento dello Stato. Lo Stato borghese controlla i 9 decimi della vostra vita, della vostra attività. Domani lo Stato socialista vi controllerà in ogni minuto, in ogni funzione o movimento. Oggi siete obbligati a denunciare il numero dei vostri figli, domani vi si costringerà a denunciare il numero esatto dei vostri capricci amorosi. Infatti con la carta di credito sapranno anche quello. Ebbene, sembra strano che questo sia scritto da Mussolini, che disse: tutto nello Stato, niente fuori dallo Stato. Mi sembra una cosa di quel genere. È lo stesso Mussolini, naturalmente, in momenti diversi. Mussolini poi operò anche un cambiamento nei confronti della religione. Piano piano, ma già a partire dal 20, e così sempre di più. Facendo attenzione però a non bruciare, per così dire, i suoi rapporti con la massoneria. Il Partito Nazionale Fascista si fonda nel 21 e il presidente onorario del congresso di fondazione è Luigi Capello, massone, che poi diventerà uno degli attentatori della vita di Mussolini. Il segretario nazionale è il fratello massone Michele Bianchi, coadiuvato da 2 vicemassoni su 3, Starace e Teruzzi, il segretario amministrativo e massone Giovanni Marinelli. Mussolini però l'11 settembre scrisse a proposito di violenze fasciste contro i cattolici: bisogna subito mettere le carte in tavola e impedire che il fascismo, anche il fascismo, sia sfruttato dalla massoneria, dalla democrazia e generi affini. E il 27 novembre disse: bisogna ricordare che le democrazie, specie quelle italiane, sono massoniche e anticlericali. Pare che avesse di già un abboccamento col cardinale Gasparri per il concordato futuro. Questo già nel 21. Nel 22, preparativi sulla marcia su Roma, viene fatto da un gruppo, Balbo, De Vecchi, De Bono, tutti e tre massoni. Il 16 ottobre del 22 c'è a Milano la riunione del direttorio del fascio. Oltre a Mussolini, che non è massone, gli altri sono 5 massoni e un ex massone. Il quadrunvirato, 4 massoni, Balbo, Bianco, De Bono, De Vecchi. Al convegno di Napoli, 24 ottobre, subito prima della marcia su Roma, oltre a Mussolini ci sono 6 massoni su 7 nella dirigenza. Ma in massoneria, come vi ho detto, tenta di coinvolgere per il 4 novembre D'Annunzio, il quale ha dietro di sé Orlando Amendola, Nitti, Capello, De Ambris. Ma il Vate vola dalla finestra e non sappiamo se vola dalla finestra fu spontaneo o no. Fatto sta che D'Annunzio non potrà intervenire
arriverà il 4 novembre, comunque era troppo tardi perché, come sapete, la marcia su Roma fu il 28 ottobre. Il ruolo del gran maestro della massoneria di Piazza del Gesù, Raul Palermi, egli incontrò Mussolini in treno che tornava a Milano dal congresso di Napoli, assicurando l'appoggio della massoneria. E Torrigiani, chi sarà messo al confine, che sarà un tenace antifascista dopo lo scioglimento delle logge, anche qui è attestato dal libro di Vannoni, non posso leggervi tutto quanto, è attestato il finanziamento con 3 milioni e mezzo di allora per pagare le spese della marcia su Roma. Nel libro di Vannoni si spiega poi che l'antimassonismo, cioè l'ostilità alla massoneria, come vi ho detto, capitolo 5, 6, 7, vi erano a quei tempi nella destra in senso lato, tre antimassonismi, se vogliamo, quello cattolico integrale, che è il nostro, controrivoluzionario, quello dei liberisti, la cosa sembra strana ma ve l'ho già parlato prima, cioè quella di Pareto, di Maffeo Pantaleoni e di Preziosi con La vita italiana, più del ministro, futuro ministro Stefani, e poi abbiamo l'antimassonismo intramassonico, intrasettario e intramassonico. E bisogna sapere che c'era una acerrima guerra tra Palazzo Giustiniani e Piazza del Gesù. Sia Palazzo Giustiniani sia Piazza del Gesù si dichiarano inizialmente favorevoli Piazza del Gesù o non ostili al fascismo Palazzo Giustiniani, anzi non ostili, gli hanno fatto un finanziamento di 3 milioni e mezzo. Tuttavia, nella guerra che c'è tra le due massonerie, di cui quella di Piazza del Gesù è paradossalmente, tra virgolette, filocattolica, Piazza del Gesù, con Raul Palermi, è la più favorevole al movimento di Mussolini, in maniera anzi decisamente favorevole, ed è persino favorevole alla conciliazione, al concordato, tant'è vero che Mussolini pensava, ho detto, se lo sapessero i massoni, ma lo sapevano benissimo, perché tra quelli che partecipavano a nome del governo mussoliniano alle trattative per la conciliazione c'erano molti massoni, solo che erano massoni di Piazza del Gesù, non erano contrari alla conciliazione. Allora, se noi vogliamo parlare, qua devo saltare tantissime cose che sarebbe bello leggerli, ma non abbiamo il tempo. Quanto tempo rimane? 20 minuti, allora abbiamo 17 minuti. Abbiamo ancora tempo, ma non troppo. Quindi, se noi dobbiamo parlare delle leggi fasciste contro, cioè diciamo che possono andare nel senso quindi cattolico, oltre a rimettere il crocifisso nelle scuole, eccetera. Le più importanti quali sono state? Evidentemente la dichiarazione di incompatibilità tra il fascismo e la massoneria, questa è una decisione del Gran Consiglio del Fascismo, che fu votato anche da dei massoni, sembra strano ma è così, è tutto attestato nel libro di Vannoni. La successiva, questo che credo del 23, la successiva legge contro le società segrete, ecco, la legge contro le società segrete, qui ce l'ho, è una proposta di legge Mussolini del 1925, quando fu promulgata sulla Gazzetta Ufficiale il 28 novembre del 25, poi sottoscritta dal re prima il 26 novembre,
Ma se voi leggete la legge del 25 sulle associazioni segrete, firmate da Vittorio Emanuele Mussolini, il guardasigilli Rocco, Rocco era un nazionalista, entrò nel partito fascista, ma era del partito nazionalista, ebbene, in questa legge il nome di massoneria non è minimamente fatto. La legge si appoggiava quindi non su un motivo di principio, la massoneria è nemica, nemica di uno, di qualunque Stato, nemico della religione e nemico della società, ma fondava solamente sul segreto. Siccome la massoneria è segreta e non ci dà né gli statuti né i nomi degli affiliati, allora è contraria allo Stato, allora deve essere chiusa. Per cui la legge può valere su qualunque cosa, qualunque tipo di associazione, e di fatto colpiva la massoneria, ma non necessariamente né per motivi di principio, ma solamente su un punto, quello della segretezza. La legge in un certo senso fu inefficace, in che senso? Nel senso che pochi giorni prima l'entrata in vigore della legge, che avrebbe obbligato i Gran Maestri a consegnare la lista di tutti i massoni, oltre che i loro statuti, che si conoscevano di già in certo senso, ma il problema era la lista dei massoni, le due massonerie si sciolsero, sia quella di Palazzo Giustiniani, sia di quella di Piazza del Gesù, in modo tale che la legge ottenne l'effetto, lo scioglimento della massoneria, ma non ottenne la consegna dei piedi lista massonici, in quanto non si poteva richiedere l'adempimento della legge a un'associazione inesistente, che non esisteva più. Tuttavia, mentre Palazzo Giustiniani, sciogliendosi, passò per così dire all'opposizione, Raul Palermi e Piazza del Gesù, sciogliendosi, fino all'ultimo sperarono che la legge colpisse solo Palazzo Giustiniani, erano arrivati al punto di nominare Mussolini Gran Maestro Onorario di Piazza del Gesù, della loro massoneria, della Gran Loggia, come pure quando ci fu la legge, che la decisione del partito di escludere i massoni dal partito, ecco che Piazza del Gesù fino all'ultimo pensò che loro erano esclusi da questa decisione, poi invece furono inclusi anche loro. Dicevo, Raul Palermi, la Gran Loggia, scrisse a Mussolini, praticamente Piazza del Gesù, la massoneria non ha più motivo di esistere perché tutti i suoi fini, i suoi scopi si realizzano nel fascismo. Così disse Palermi. Fondò, è vero, un'associazione civile di San Giovanni di Scozia che doveva proseguire l'opera della massoneria scozzesista, per così dire, in maniera legale, ma dopo un anno o due decisero di chiuderla per il motivo che vi ho detto prima, cioè pretestando che praticamente loro potevano continuare benissimo il loro culto della patria nell'ambito del fascismo. Infine c'è il concordato. Allora, la questione del concordato, come vedremo in seguito, il Partito Popolare nella prossima lezione aveva dichiarato la questione romana morta e sepolta. Questo già molto prima, già Grosoli nel 1904 aveva dichiarato la questione romana, cioè i diritti della Santa Sede, la prigionia del Papa, una questione ormai morta e sepolta nella coscienza nazionale. Quindi il movimento cattolico non doveva più parlare della questione romana. Era divisiva, creava dei problemi, l'Italia di Vittorio Veneto vedeva uniti tutti quanti, non c'era motivo più di ritirare fuori queste anticaglie antirisorgimentali. Mussolini invece, che aveva più occhio del Partito Popolare, ha capito subito che la questione romana invece è una questione di importanza fondamentale, e quindi intavolò con il Cardinale Gasparri delle trattative, e anche tramite quel conte Santucci, che poi era un popolare anche lui, quel banchiere di cui abbiamo parlato prima,
incominciò le trattative per la cosiddetta conciliazione, che sfociò quindi l'11 febbraio del 1929. Quale fu l'attitudine dei cattolici di fede e ragione? Allora, i cattolici di fede e ragione facevano invece della questione romana un caposaldo del loro pensiero, del loro programma, e accusavano il Partito Popolare proprio di voler nascondere, silenziare, considerare morta e sepolta la questione romana. Quindi i diritti della Chiesa, i diritti del Papa e la risoluzione della questione aperta con la breccia di Porta Pia doveva essere risolta, e risolta in un solo senso, cioè in favore della Chiesa. Come risolvere concretamente e praticamente la questione della territorialità? Anche qui ci fu uno scontro tra fede e ragione e quei deputati popolari come Martire, che poi passò con il fascismo, che proponevano la soluzione che poi avvenne veramente, cioè uno stato lillipuziano, il territorio del Vaticano e niente più. Fede e ragione invece sosteneva i diritti della Chiesa, tutti gli stati della Chiesa, da federare poi in uno stato italiano federale, o perlomeno di Roma. Come diceva sempre Leone XIII, e Fede e ragione ricordava, Roma non può avere due sovrani. Quando poi la conciliazione avvenne, e avvenne come avvenne, non come Fede e ragione auspicava, e come auspicavano anche dei cardinali della Curia romana, infatti Don Paolo de Tott si rivolse ad Arnaldo Mussolini, fratello di Benito, che era cattolico, al contrario di Benito, che come uomo privato non lo era granché. Arnaldo invece era un po' il punto di riferimento dei cattolici, e quindi Don Paolo de Tott parlò con Arnaldo Mussolini, col quale aveva dei buoni rapporti, esponendogli un po' le perplessità degli ambienti migliori della Curia, Merri del Val, che era del Sant'Uffizio, l'ex segretario di Stato di Pio X, Boggiani, De Lai, eccetera, perché facendo in modo che le trattative per la conciliazione non passassero, non fossero fatte solo con Gasparri, ma anche con quest'ala migliore, potremmo dire così, del Sacro Collegio. Naturalmente i due Mussolini vedevano le cose da un punto di vista pragmatico, quindi Arnaldo riferì a Benito, dice: ti riferisco questa cosa perché si tratta di cardinali, ma non ho ben capito il problema dov'è. Per loro il problema era trattare con la Chiesa vista come entità politica, e quindi poco gli importava dei principi dottrinali. Qui era una questione, c'è un'entità politica che è la Chiesa Cattolica. Naturalmente la scelta di Mussolini, abbiamo visto fin dal 21, ancora di più dal 23, era favorevole alla Chiesa, quindi bisognava trovare un'intesa, un accordo con la Chiesa, perché l'Italia è cattolica, gli italiani sono cattolici, e conseguentemente ecco che bisogna parlare con la Chiesa. Ma se parlo con la Chiesa, parlo con chi? Col segretario di Stato. Il segretario di Stato non è più Merri del Val, ma è Gasparri, quindi ho tratto con Gasparri. Insomma, non capivo cosa volevano questi altri, ecco. E alla fine, di fronte alla conciliazione, quale fu la scelta? La scelta fu divisiva per i cattolici integrali. I cattolici integrali francesi, la Bebulen, che pur avevano simpatia per Mussolini ormai, esattamente come quelli italiani, si dichiararono però contrari. Il trattato del Laterano è praticamente la vittoria di Garibaldi, la vittoria del Risorgimento. I cattolici italiani invece, Fede e Ragione, Monsignor Benigni, furono contenti della conciliazione, la quale, fatta nel nome della Santissima Trinità, riconosceva di nuovo quello che nello statuto era lettera morta, la religione cattolica come religione di Stato, e si preoccupavano di questo, che il governo potesse veramente, dopo il concordato, rendere l'Italia un paese cattolico. Paese cattolico non nei suoi membri, che gli italiani erano tutti bene o male cattolici, ma un paese cattolico
veramente nelle sue leggi, cioè che la rottura che il Risorgimento aveva aperto con la Chiesa cattolica non era solamente territoriale, anche, ma era pure di principi, di programmi, di idee. Quindi l'Italia voleva tornare veramente ai principi della civiltà cattolica oppure no? Voleva diventare uno Stato cattolico oppure uno Stato solamente concordatario? Ecco la grande battaglia che nasceva dal 29 e che si vide già subito fin dall'inizio, perché fin dall'inizio le interpretazioni furono diverse. E Mussolini fece quel discorso in cui, anche magari per rassicurare gli altri, diceva: ma no, noi abbiamo realizzato i sogni del Risorgimento. Quindi il punto centrale era quello lì, ovvero sia il Risorgimento non in tanto, non in quanto l'Italia o la grandezza d'Italia, ma il Risorgimento con le sue idee, che erano quelle della Rivoluzione francese, che erano quelle del diritto nuovo venute con la Rivoluzione. Ecco, queste idee le vogliamo mantenere vive oppure no? Oppure le abbiamo uccise? E questo era il problema. E questo problema rimase, ahimè, insoluto. Rimase insoluto. Invece, quale fu l'attitudine dei popolari? Si divisero in due. Il Partito Popolare era nettamente contrario alla conciliazione, ma non perché vedevano nella conciliazione la realizzazione del Risorgimento. I popolari erano per il Risorgimento, erano contrari perché questa scelta rafforzava il fascismo, e siccome erano antifascisti non potevano accettare che il fascismo si rafforzasse avendo la stima e l'appoggio della Chiesa. Questo per loro era insopportabile. Ma quei popolari che avevano deciso di fiancheggiare il fascismo, il Centro Nazionale, di cui parleremo dopo, erano favorevoli, anzi, ma favorevoli alla conciliazione perché realizzava il Risorgimento nell'abbraccio tra la religione e gli ideali risorgimentali, non in quanto patriottici solamente, ma con un nuovo mondo. Tant'è vero che l'ex Don Murri, diventato da popolare fascista, scrisse anche un libro, l'Ulivo di Santena, cioè Santena dove c'è il corpo di Cavour, proprio perché è stato messo finalmente l'ulivo sulla tomba di Cavour, cioè la pace con il Cavour del Libera Chiesa e il Libero Stato, che tra l'altro era un motto che veniva da parte cattolica ma liberale, cioè da Montalembert. Cavour l'aveva solamente copiato. Libera Chiesa voleva dire mettere tutti in prigione, e questa è un'altra questione. Quindi, per se possiamo dire così, c'è evidentemente una difficoltà. Nonostante questa difficoltà, certamente, come abbiamo visto, il giudizio di Federagione, soprattutto verso Mussolini, muta, in quanto in fondo il concordato con il riconoscimento della Chiesa Cattolica come religione di Stato non era tanto i principi aconfessionali del PP e di tutti i modernisti sociali. Il giudizio quindi nei confronti di Mussolini, per esempio, su fede e ragione, ve ne ho citati alcuni, ma ce ne sono altri che sono piuttosto benevoli, si può dire così. Per esempio questo giudizio del 23, in un numero del 7 gennaio del 23: la supernazionalità del cattolicesimo fu riconosciuta dall'onorevole Mussolini. Il suo rifiuto del protestantesimo come religione di Stato, Mussolini disse mai. Allora, onestamente, l'onorevole Mussolini non solo riconosceva la superiorità del cattolicesimo affermandosi lui stesso cattolico, tra virgolette, penso è stato messo, ma l'assoluta necessità del medesimo. Lo confessiamo.
L'onorevole Mussolini mostri di avere dei problemi, delle questioni religiose, una visione esatta che grandemente l'onora. Così allo stesso modo, un altro apprezzamento tra quelli che possiamo leggere, quindi qui nella penultima pagina, nei confronti sempre di Mussolini, vabbè, un'altra citazione di questo genere possiamo trovarla, però nello stesso tempo un po' il filosofo del fascismo, il filosofo del fascismo che è Gentile. Ebbene, su Gentile, in un articolo di Fede e Ragione, sempre nel 23, intitolato La religione di Sua Eccellenza Gentile. Allora, Fede e Ragione dice: i cattolici applaudono la riforma Gentile, ma, citazione, la mentalità religiosa dell'onorevole ministro sta al cattolicesimo e alla religione cattolica come l'Oriente all'Occidente, anzi ne è più lontano. Quindi da un punto di vista dei principi, senza dubbio la distanza rimaneva, tant'è vero che, sempre a proposito di Gentile, se vogliamo fare un'altra lettura a proposito di Gentile, ecco qua, sempre che ve la trovi, pagina 143, ecco qui alla nota 17. Nella nota qui Vannoni scrive: il massimo teorizzatore del fascismo come democrazia fu comunque Giovanni Gentile, che sottolineò anche vigorosamente l'ascendenza mazziniana, citazione di Gentile in Origine e dottrine del fascismo. Lungi dall'essere quella negazione del liberalismo e della democrazia che si dice, e che per motivi polemici i suoi stessi capi hanno ragione spesso di ripetere, il fascismo è veramente, o aspira ad essere, la più perfetta forma del liberalismo e della democrazia, in conformità alla dottrina mazziniana al cui spirito esso è tornato. È evidente che Fede e Ragione poteva avere niente a che vedere con una prospettiva di questo genere, anzi siamo agli antipodi, come dice, come dall'Oriente all'Occidente e anche più lontano. Infine, quanto ancora? Meno 5. Bene, allora meno 5 ed arriviamo fino a meno 10. Due parole sul centro nazionale e il clerico fascismo. Il centro nazionale fu quella aggregazione di cattolici del PP, quindi del Partito Popolare, e non gli ultimi, ma i principali che fondarono il partito, che furono espulsi dal PP il 28 luglio del 23 e che a Bologna, nella sede dell'Avvenire, fondarono il Centro Nazionale, che durò fino al 1930. Ora, chi erano costoro? Tutti costoro accettavano il fascismo, accettavano però il Risorgimento. Giovanni Grosoli Pironi, Filippo Crisfolti, Carlo Santucci, il banchiere di cui prima, amico di Gasparri di Gemelli, Stefano Cavazzoni, e Gilberto Martire, Carlo Ottavio Cornaggia Medici, allora uno dell'Unione Nazionale, l'altro dell'Unione Romana, tutti gruppi e associazioni che si fusero assieme e diedero vita a questo centro nazionale filofascista, anzi fascista, di cattolici fascisti. Ebbene, questo clerico fascismo è agli antipodi di Fede e Ragione e delle nostre posizioni, agli antipodi, esattamente agli antipodi. Erano tutti dei murriani, cioè tutti dei discepoli di Romolo Murri, ma d'altronde Murri stesso, come vi ho detto, divenne chiaramente
fascista, pure lui, pur essendo stato prima cattolico integrale, poi cattolico democratico, poi fondatore della Democrazia Cristiana e modernista, poi si iscrisse ai radicali, partito radicale, che è il partito della massoneria, e poi tornò con il PP partecipando ai congressi del Partito Popolare, lui prete scomunicato, Vitando, ed infine aderì al fascismo. Collaborò a Critica Fascista di Bottai, scrisse Fede e Fascismo nel 24, partecipò nel 21 al congresso dei fasci, scrisse nel 29 L'Ulivo di Santena, Note sulla conciliazione, e scrisse nel 37 L'Idea universale di Roma. Ora, Dino Grandi, che non fu solamente quello che votò contro Mussolini, Dino Grandi era uno squadrista, e Dino Grandi allora indica incredibilmente in Romolo Murri, fondatore della Democrazia Cristiana, il precursore del fascismo. È una cosa incredibile, ma vera. Quindi alla pagina 188-89 qui, ecco il giudizio di Dino Grandi sui Quaderni Imperia, il fratello Dino Grandi, il fratello massone. Abbiamo volutamente scelto come prima della serie un libro di Romolo Murri. È un omaggio devoto a lui, che fu uno dei maestri della nostra generazione, fu un precursore della rivoluzione. Questa verità deve giungere oggi alla sua solitudine orgogliosa, povera e austera. Il fascismo creato da Benito Mussolini nel 19 per una disperata difesa di un'idea eterna rappresenta nella coscienza italiana la vittoriosa definizione di un ciclo tormentoso culminato in questo primo decennio del secolo. È il ciclo delle eresie idealistiche da cui nacque l'interventismo e la guerra nel suo significato rivoluzionario. Queste eresie, aristocratiche come il nazionalismo, popolari come il sindacalismo rivoluzionario e la Democrazia Cristiana, furono i tre diversi aspetti di una stessa crisi spirituale che la guerra doveva poi fondere in una consapevolezza unica. Si è detto, gli stati europei nascono dalla Riforma, la Germania nasce da Lutero, la Francia dall'editto di Nantes, l'Italia non ebbe riforma come più tardi, durante il Risorgimento, ma ebbe la rivoluzione che fu meccanica esterna, è vero. Ma in questo ventennio tragico e tormentoso la coscienza italiana ha precisamente la sua riforma, come quella protestante, e la sua rivoluzione. La coscienza italiana è finalmente matura. Romolo Murri, fondatore della DC, appartiene in questo senso agli apostoli della vigilia. Se è vero che ogni rivoluzione ha la sua enciclopedia, egli fu qualcosa più che un solitario suscitatore di forze, egli fu una vivente passione religiosa e civile. Vannoni scrive, per una singolare coincidenza, la copia in nostro possesso di questo libro porta una dedica autografa di Murri all'associazione Giordano Bruno, che è l'associazione massonica. Quindi il Centro Nazionale Italiano che sostenne il fascismo erano i nostri nemici, cioè sono gli eredi del modernismo. Anche Preziosi scrisse un libro sulla politica di San Pio X dicendo: San Pio X mitragliò la Democrazia Cristiana, che sono i nostri precursori, no? Mitragliò. E il commento di Vannoni è: Don Paolo De Totta era uno di questi mitraglieri. Ecco, dobbiamo dire niente a che vedere con loro. Quando quindi i cattolici integrali hanno dato il loro leale e non servile appoggio al governo nazionale di Mussolini, era perché vedevano in esso l'autorità dello Stato e chiedevano adesso di prendere veramente le misure per combattere i nemici comuni, ovvero sia il giudaismo, la massoneria e il popolarismo modernista. Non c'era nessun altro scopo che questo. Infine, un'ultima cosa che ho lasciato, poi finisco davvero, lo giuro, prometto, l'omicidio Matteotti, il delitto Matteotti, fu, lo disse Mussolini, mi ha accettato questo cadavere, no?
fu quello che poi occasionò la dittatura, perché fino allora il Parlamento, i partiti erano rimasti. Anche lì tutte le persone coinvolte nel delitto Matteotti erano tutti massoni, tutti di Piazza del Gesù, tranne uno che era di Palazzo Giustiniani. L'ipotesi di Vannoni è solo un'ipotesi, è che il rapimento veniva da Piazza del Gesù, l'idea del rapimento, per impossessarsi di documenti che aveva Matteotti, mentre la pugnalata, che serviva a mettere in crisi Mussolini, venne da Palazzo Giustiniani. Quindi l'assassinio venne da Palazzo Giustiniani e non dagli altri che volevano altro. Naturalmente il delitto Matteotti è un delitto massonico, che è stato forse un altro, se non l'ultimo, uno dei numerosi tentativi della massoneria di prendere in mano il movimento fascista eliminando Mussolini, perché più che Matteotti volevano colpire Mussolini. Ottennero l'effetto contrario, ma così è. Bene, io finito.